Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. L'aggressione ai danni della casa del cittadino è un vecchio ma sempre attuale sogno del capitale e del perfido sistema bancocratico. A proposito della meglio umanità e delle libertà occidentali sempre celebrate, non vi deve sfuggire come l'Occidente sia quel paradiso in cui una banca può letteralmente portarvi via la casa. Ebbene, diciamolo apertamente, la casa è insopportabile per il potere tecnocapitalistico e per gli usurai cosmopoliti, dacché rappresenta il luogo sacro indisponibile della famiglia e delle relazioni non mercificabili. La casa è, per così dire, un tempio inaccessibile alla logica illogica della mercificazione di tutto e di tutti. La casa, potremmo anche dire con il termine greco loikos, è l'unione del materiale e dell'immateriale, delle solide pareti che danno struttura all'abitare e delle relazioni familiari che si stabiliscono sotto il tetto. Insomma, la casa è un presidio di resistenza alla logica illogica dello sradicamento turbocapitalistico. È un fortilizio etico, diremmo con sintassi hegeliana, che si oppone alla deeticizzazione del mondo della vita e alla individualizzazione connessa con i processi del fanatismo economico, chiamato anche capitalismo. E poi la casa è anche l'emblema del radicamento e dell'abitare stabile. Anche questo aspetto, non si dimentichi, è inaccettabile per la società del precariato e della deterritorializzazione. Tale società ci vuole tutti mobili e sradicati, senza legami con i luoghi e con i territori. Ci vuole homines migrantes, apolidi dell'esistenza, precari del mondo della vita, sempre pronti, valigia alla mano, a spostarci di città in città, di luogo in luogo, secondo i desiderata del mercato cosmopolitico. Chi ha una casa è potenzialmente stabilizzato, meno disponibile all'erranza diasporica richiesta dalla dinamica del mercato globale. Forse anche con questa chiave di lettura si spiegano allora le parole, apparentemente sfingiche, dell'ex banchiere di Goldman Sachs Mario Draghi, l'unto dei mercati. Fino al 2026 non cambia nulla per quel che riguarda la gestione delle case, ha detto. Fino al 2026, appunto. Poi ci sarà la riforma del catasto. Come se fosse una bomba a orologeria, ha commentato giustamente il quotidiano Il Tempo. I più si soffermano, tirando un sospiro di sollievo, sul qui e ora, e non pensano a cosa potrà realmente accadere dal 2026 in avanti. Chi volesse comprare ora una casa, sapendo però che nel 2026 le tasse potrebbero aumentare, cosa farà esattamente secondo voi? Si potrebbe parlare di crollo pianificato del valore immobiliare? E chissà, forse ci sarà una riforma del catasto tale per cui gli italiani saranno costretti a vendere le loro case a gruppi internazionali dai quali poi dovranno affittarle? Sono domande, credo, che possiamo legittimamente porre. Non dimentichiamo che era già stato Mario Monti a sostenere che se gli italiani hanno una casa di proprietà sono meno mobili, sono meno rispondenti alle esigenze di quel mercato che ci vuole tutti, appunto, homines precari, homines migrantes, privi di radicamento, sempre in movimento, sempre pronti a rispondere alle esigenze liquide della civiltà tecnomorfa dei mercati, dove ciascuno deve circolare con moto browniano onnidirezionalmente, senza posa. Deve essere appunto migrante, come suggerisce il participio presente di questo termine, non deve esservi una direzione e non deve esservi mai una tregua. Il migrante è colui che è sempre in movimento, il migrante è la figura cardinale del nuovo ordine turbocapitalistico che ci vuole tutti erranti e senza fissa dimora, senza patria e senza radici. Radioattività con Diego Fusaro.